partito ufficialmente il concorso polifonico internazionale di Arezzo nelle pieve di Santa Maria, con l'esibizione dei cori in gara quasi raddoppiati rispetto al 2016. Tra le curiosità anche la presenza di un coro cinese proveniente da Pechino. Nella serata di mercoledì nella chiesa di Santa Maria della Pieve, il concerto di presentazione dei cori partecipanti a questa edizione del polifonico provenienti da 15 paesi del mondo con i rispettivi direttori. Alla fine dei concerti è proseguito il Guidoneum presso la terrazza della Fondazione Guido d'Arezzo. Per tutta la giornata di venerdì si prosegue dalle 9.30 alle 18.30 e dalle 21 presso la Pieve con l'esibizione dei cori nelle varie categorie del concorso, programma sacro, monografico e canto popolare. Alle 18.30 si chiude il Guidoneum Festival con il coro Musica Nova di Roma, diretto dal maestro Fabrizio Barchi, con l'esecuzione di brani di Monteverdi, Pierluigi da Palestrina, Grieg, Gallus, Gesualdo da Venosa, Holten e Lorenzo Donati. Il coro Musica Nova inoltre chiuderà la serata del 25 agosto in Pieve con un originale spettacolo che unisce canto corale e teatro, movimenti scenici, coreografie, con l'ambientazione in una piazza romana di fine 800, una Roma sparita ma ricca di suggestione. Tema dominante dei brani musicali sarà l'amore, con il mistero del suo gioco seduttivo e dei suoi contrasti, cantato da famosi compositori.